Un fraterno saluto di pace e bene a voi tutti ascoltatori carissimi. 11 di agosto, festa di Santa Chiara d'Assisi, la pianticella di Francesco, così come lei definiva chiamarsi, proprio perché era stata, come possiamo dire, invaghita, presa, innamorata di quello che Francesco stava facendo. Lei aveva solo 12 anni quando Francesco, davanti al vescovo, dice: non più padre mio di Bernardone, ma padre mio che sei nei cieli, spogliandosi davanti al vescovo e assumendo quella libertà. Chiara, siamo nel 1193-94 quando nasce, quindi a 12 anni quando accade questo fatto, si innamora di ciò che Francesco sta facendo e lo vuole seguire, e la sua vita è un continuo fuggire da quello che i genitori vogliono imporgli, ma lei sente la voce di Dio dentro il suo cuore, finché sull'altare di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola Francesco gli taglia i capelli, la consacra al Signore. Da quel momento Chiara diventa una donna forte, una donna che vuole vivere con radicalità la povertà, l'obbedienza, la verginità, l'amore verso il Cristo crocifisso. Insisterà per tutta la sua vita, quando le sorelle diventeranno tante, prima la madre, poi l'amica, poi la sorella, poi tante altre fanciulle di Assisi e di oltre Assisi che entrano in questo mondo di reclusione ma di libertà assoluta, perché vogliono essere povere solo per Cristo. E fino alla morte Chiara chiederà al Papa il privilegio della altissima povertà. Pochi mesi prima di morire, nel 1253, il Papa concederà a Chiara l'approvazione della regola, dove le sorelle non hanno nulla, sono le sorelle povere di Santa Chiara. A noi sembrano recluse al mondo, chiuse in un monastero, ma hanno una libertà estrema, perché non sono condizionate dal mondo, ma vivono nel mondo per il mondo, come ha fatto Gesù, come ha fatto quel Gesù, il Cristo della croce, che ha lasciato come dono più grande agli uomini la sua libertà e la sua grazia. A tutti pace e bene.